cercando l'ebbrezza di una sera calda, dolce e nitida, che d'autunno sapeva ben poco. In piacevole compagnia, lasciarsi andare ed è che mira la strada con i fasci di luce dell'auto, ritrovarsi in una stradina di campagna e nell'oscurità più fitta seguire un percorso accidentato solo per raggiungere una luce fioca provenire da una tipica cascina pugliese che di certo sarebbe piaciuta molto a Casanova. Ed in quella magia, per molti stregoneria, andare alla scoperta di tesori nascosti ed entrando in essa ritrovarsi invece in un ambiente accogliente ed amichevole, con tavoli imbanditi a festa e musica lievissima di sottofondo per non disturbare i meravigliosi ospiti presenti, intenti a seguire un percorso di benessere, cultura, storia e tradizioni, accompagnato da piccole prelibatezze per accogliere e catturare percezioni sensoriali liberate con l'eleganza e la padronanza di una rappresentazione dal tatto e tono avvolgente e dall'armonia di note corpose, robuste, affascinanti e profumate, per terminare nell'incontro più sublime di conoscere quel piacere sensuale, unico ed incantevole del nettare divino, caro agli dei, specialmente a Bacco e alla sua Venere, come la più bella magia che Giacomo potesse fare nella masseria Casanova di Lucera. Nella masseria Casanova, questa è voce di Mauro Mazza.